Davide Cantarella ha appena disputato il loro primo match di ritorno contro l'Osone Sportiva, secondo in classifica. Come è andata, Davide? Riprendere dopo tutta la preparazione non è mai facile, si arriva sempre un po' imballati, tutto quanto. Cioè, di buono, quello che abbiamo visto nel primo tempo è buono, perché comunque ci siamo, abbiamo retto 45 minuti senza prendere gol, poi per un piccolo errore l'abbiamo preso, però può starci, fa parte del calcio. Secondo tempo ci abbiamo provato, purtroppo non siamo riusciti a essere concreti, questo, purtroppo anche questo capita. Ci lavoreremo in settimana per far sì che quello che è successo all'andata non si ripeta più, perché è assolutamente una cosa che tutti noi non vogliamo che si ripeta. Come proseguirà il campionato per voi? Insomma, quali sono i vostri obiettivi adesso? Il girone di ritorno, il nostro obiettivo è quello di salvarci il prima possibile. Adesso subito, già all'inizio, abbiamo la possibilità di portare il Fiume in cascina, e il nostro primo obiettivo sarà quello di scendere in campo dando il 100% in queste partite fondamentali con Porta e Rancate, che sono estremamente importanti. Poi il resto del campionato, so che i miei compagni daranno sempre il massimo, come tutti, quelli che c'erano, come quelli che non c'erano, sempre al massimo daranno tutto e insieme ne verremo fuori. Questa partita ha dato prova di un cambiamento? Diciamo che questa preparazione abbiamo avuto la fortuna che tanti giocatori non si sono fatti male, e quindi non dovremo ricominciare come è successo all'andata, dove comunque abbiamo avuto una serie di infortuni, dove comunque ci ha penalizzato sia dietro che davanti, poi in generale. Adesso abbiamo questa fortuna che non si sono infortunati così tanti, il gruppo c'è, ci siamo, e miglioreremo pian pianino. Oggi abbiamo avuto la prima dimostrazione, può starci perché alla fine è la prima giornata dopo il carico della preparazione, però siamo coscienti delle nostre qualità, sappiamo cosa dobbiamo fare e lo faremo senz'altro. La società ci mette a disposizione tutto il necessario per poter fare al meglio, quindi adesso tocca solamente a noi. Noi una manica ce la siamo già tirata su, ci tiriamo su anche l'altra, abbiamo tutto fino a giugno per poterci salvare, daremo tutto fino all'ultimo perché è quello che sappiamo fare meglio. Benissimo, Davide, noi dell'FTC ti facciamo i migliori auguri per il campionato. Grazie a voi. A te, Collina d'Oro.